Ah già, io dove guardo? Di qua, guardo di lì? Giovanni. Guardo sì, lui, sì, ok. Non ci sono. Ok. Non do compiti, non li do più da diversi anni perché ho visto che è più comodo e più vantaggioso per i ragazzi, per l'apprendimento dei ragazzi, che mi sembra molto più approfondito, molto più naturale e molto più autonomo. Non do questi compiti non per una comodità o per un per svilire l'importanza dello studio. I ragazzi sanno che a scuola si lavora e si lavora perché è il nostro luogo di lavoro. Ho fatto questa scelta anche per motivi, chiamiamoli sindacali. Voglio che imparino a dare tutto il loro meglio sul luogo di lavoro, appunto, a non diventare dei futuri chirurghi che si imboscano, o magazzinieri che si imboscano per fumare la sigaretta mentre sono sul luogo di lavoro, e quindi a non dare il meglio, perché appunto è quando tu sei sul pezzo che devi dare il massimo. Poi a casa vivi e fai la tua vita, che può anche includere, volendo, l'approfondimento volontario delle cose relative alla tua professione, ma appunto è un approfondimento volontario per un interesse personale e di responsabilità anche personale, però non deve essere dovuto, anche perché se è dovuto si innesca la voglia di trasgredire e quindi di non fare, di non lavorare al pieno. Non do più compiti perché mi sembra anche molto ingiusto, perché chi è già bravo è sempre più bravo, oppure li fa in fretta, perché di solito si spera addirittura i compiti non siano così difficili da svolgere, per cui viene dato un qualcosa per esercitarsi. Quindi chi già sa fare quel problema, chi già sa risolvere quella cosa, non trova alcuna difficoltà, la fa e gli è praticamente inutile. Il problema è chi ha difficoltà a scuola. Gli ultimi sono sempre più ultimi, la forbice si allarga sempre di più, arrivano a scuola già arrabbiati o tristi, perché o non li hanno fatti, o non li hanno voluti fare, insomma hanno la coscienza sporca o ammaccata, e cominciano già alle 8:30 con la nota, con la disapprovazione dell'insegnante, eccetera. A me è capitato anche di una lezione grandissima che mi ha dato un bambino che io ho conosciuto perché la sua famiglia aveva dovuto occupare uno spazio pubblico, quindi insieme ad altre famiglie avevano occupato una mutua vuota, uno spazio in disuso, e erano entrati lì dentro dopo aver parcheggiato, cioè avevano fatto una vita di parcheggio, quindi per mesi loro avevano vissuto dentro un furgoncino, e dopo erano passati a molto miglior vita dentro questa mutua occupata e ringraziavano di stare a 8 gradi. Quindi lì dentro c'erano 8 gradi, loro si sentivano come all'albergo, al Grand Hotel. Io partecipavo un po', avevamo anche partecipato con i nostri alunni, avevamo portato dei giocattoli, insomma c'era un po' di relazione. E poi quel bambino l'ho visto durante un'attività scolastica e mi ha fatto molta specie pensare alla sua maestra che mi aveva detto: sai, ma ho dato un tema e ho detto descrivi la tua cameretta. E lui mi ha scritto: ma la mia cameretta è blu, ha le ruote e io dormo nei sedili dietro. E quel compito dato, ovviamente la maestra ha detto: troppa fantasia, ti sei sbagliato, avevo chiesto un tema sulla realtà, un compito. E ha detto: questo è la realtà. E ho pensato a quante volte l'avrà probabilmente sgridato questa maestra, perché i suoi quaderni avevano le orecchie. Se tu fai i compiti dentro un furgone, l'ultimo dei tuoi problemi non sono le orecchie. Mi viene in mente il discorso che c'è nella lettera a una professoressa, e tu stai lì dritta, in piedi, come una guardia, a assicurarti che io svolga un compito. Lì si parlava del compito in classe, ma lo trovo, no, calzante. E io mi sono alzato questa mattina, ho munto la vacca e sono venuto qui a scuola e non voglio altro che tu mi insegni. E tu stai lì,
come una guardia. C'è il rischio che succeda questo nel rapporto insegnante-alunno, che gli dai il compito, gli dici di imparare a casa, poi a scuola verifichi quello che lui dovrebbe aver imparato a casa. Ma io non sono pagato per quello. Ci sono dei diritti fondamentali che sono il diritto al gioco, il diritto alla famiglia, il diritto al tempo libero, il diritto alla noia anche. E effettivamente la scuola entra in questa sfera togliendo spazio e tempo di qualità a entrambe le cose. A scuola ti tocca correggere dei compiti fatti di malavoglia in un tempo vissuto male a casa. Cioè, sarebbe veramente bello se si potesse vivere molto bene la scuola e molto bene la casa. Personalmente, appunto, io ho tendenzialmente solo esperienze positive, sia dal punto di vista del profitto che dell'impegno e che della percezione da parte dei bambini del tempo scuola. Mi ricordo di un bambino che ci è arrivato in seconda elementare arrabbiatissimo con la scuola, tenuto inquadrato. È arrivato che aveva due note al giorno, c'era la nota del mattino e la nota del pomeriggio. Al mattino c'era non ha fatto i compiti, a quella del pomeriggio è non ha lavorato a scuola. E questo bambino gli abbiamo dato del tempo, gli abbiamo lasciato a scuola che potesse sviluppare tutte le competenze nei suoi tempi, per cui scrivi in matita finché ti pare, il problema è che tu scriva il più corretto possibile, con delle idee il più coerenti e personali possibili, no? Quindi è soprattutto il come, oltre che al cosa, ma non il quanto necessariamente. E in quarta questo ragazzino ha incominciato a studiare storia autonomamente a casa, senza che gli fosse richiesto. Ha voluto fare ricerche sugli egizi, mancava solo più che diventasse gran sacerdote della classe, perché gli era proprio presa la passione per imparare certe cose. E d'altronde siamo alle elementari, elementi di conoscenza. Non c'è il nozionismo, non può esistere, non deve esistere il nozionismo. Io penso che primo, male non fare, no? Quindi se noi mandiamo dei ragazzini alle medie, poi le medie li mandano alle superiori, e mi fermo qui per adesso, cioè che sono innamorati o infervorati o hanno un buon rapporto positivo con l'apprendere, il conoscere, il comprendere, già facciamo un bel pezzo. Poi questi ragazzi diventati grandi, quindi già arrivati alle superiori, lì sì che ci sarà un po' più di imbuto, in cui decidono di andare a fare quello che gli piace, e allora sì che ci potrà essere più approfondimento, più nozione. Ma fino alle medie noi dobbiamo fargli assaggiare una buona cucina, possibilmente cucinata lì insieme. Sì, sì, certo. Io ho insegnato principalmente per 12 anni in una scuola di città, la Rio Crosio di Asti, che è una scuola enorme, molto grande, da 500 alunni. Inizialmente per 2 o 3 anni ho dato compiti, avrei potuto essere eventualmente definito uno di quelli che dà pochi compiti, che li dà ragionevolmente. Ho sempre avuto comunque una didattica abbastanza solidale nei confronti dei ragazzi e di accompagnamento verso il sapere e non di riempimento della testa. Ecco, secondo me noi insegnanti accompagniamo in un percorso didattico, non siamo dei valutatori finali soprattutto, e dobbiamo insegnargli ad imparare più ancora che infilargli cose dentro. Poi io gradualmente ho valutato che erano pressoché inutili, perché se li dai appunto, come dicevo, chi li sa fare bene non ne aveva bisogno, chi non li sa fare non li ha fatti o non gli sono serviti. E in più devi perdere del tempo al mattino, se sei onesto, perlomeno onesto, a correggerli per dargli un feedback, ma significa perdere comunque un'ora. E allora, perché non usiamo quell'ora per imparare insieme? Dunque, ci sono
ci sono gli stessi pro e gli stessi contro in una grande scuola, in una piccola scuola, in una scuola con 1000 insegnanti. Cioè, se uno vuole smettere di dare i compiti, può smettere di darli in qualsiasi contesto. E il beneficio di togliere questi compiti c'è in qualsiasi contesto. Sono abbastanza convinto anche che si possano togliere i compiti in modo integrale nella scuola non a tempo pieno, nel tempo con uno o due rientri. Non parlo di quella 24 ore perché non è più, è anacronistica come tempo scuola, però dal 27 ore in poi si può fare, anche perché sono convinto che sia il mondo adulto a doversi prendere cura di quello che impone al mondo bambino. Cioè, se il tempo scuola 27 ore non è adatto a far imparare determinate cose a un bambino, allora saremo noi a dover allungare il tempo. Io sono assolutamente convinto che la media debba essere avere un tempo scuola più lungo. Un tempo scuola più lungo con una campagna di assunzioni e dare dei pomeriggi, non per soltanto i laboratori artistico-ludico-pratici, no, scuola, scuola. Poi è la nostra scuola che deve diventare laboratoriale tutta. Io sono convinto che si debba lavorare laboratorialmente in matematica, fisica, scienze, religione, tutto quello che possono essere le materie e le discipline. E cerco di praticare una scuola coinvolgente. Cioè ogni dettaglio, adesso lo sto toccando questo è una cosa ridicola, no? Ma è minima, microscopica, ma qui dentro c'è una manualità, perché lo hanno realizzato hanno scartavetrato questi legnetti bambini di prima elementare, poi abbiamo scoperto come verniciarli con l'anilina. E le misure di tutti questi oggetti sono, per esempio, modulari, e hanno anche dovuto scegliere insieme le grandezze, cioè quali colori dare agli oggetti delle varie grandezze in modo che ci aiutassero a ricordarli. Colori freddi li facciamo per quelli che per esempio vengono divisi in numero di pezzi dispari, tutta una gamma di verdi per i multipli e i sottomultipli. Questo ti permette di giocare, di imparare facendo, di avere un'oggettistica e dei sussidi didattici significativi. Non ne hanno mai buttato via nessuno, perché sono cose che loro hanno, che loro possedevano, che a loro appartenevano. Sono poveri, sono semplici e flessibili, sono banali. Nessuno ha inventato niente, non c'è, però è il fatto del poter costruire oggetti in stile Mondrian, delle costruzioni meravigliose perché hanno dei colori belli, quindi c'è anche un'estetica, secondo me, della didattica e del far scuola. La scuola deve essere bello stare insieme, anche la forma in cui ti ritrovi, in cui fai lezioni, deve essere comoda e bella. Non credo assolutamente al fatto che, siccome il mondo è difficile ed a volte è crudele, noi dobbiamo avere un'infanzia o una scuola difficile e crudele. Se noi avessimo infanzie belle, emotivamente forti, significative, avremmo un mondo più bello e più solidale. Assolutamente sono convinto di questo. Meno nevrotico e più empatico. Certo, è un pensiero molto idealistico, però se non cominci fai, no? E i bambini nostri, ecco, per esempio, loro sanno che vengono a scuola per imparare, per rendere il mondo più bello e più giusto. Loro non vengono a imparare per fare i soldi. Io non gli ho mai detto che loro devono imparare per guadagnare tanti soldi quando saranno grandi. C'era un bambino che nella nostra classe che ha detto: io voglio fare l'ingegnere perché si guadagna bene. E l'altro: io non voglio fare il lavoro che fa il papà perché il papà mi fa schifo il lavoro che fa. Allora, capisci bene, il figlio dello spazzino, anzi lo spazzino, cosa fa? Pulisce la spazzatura. Lo spazzino rende pulito il mondo. Cambiamo la prospettiva. E l'ingegnere? L'ingegnere costruisce i ponti, ma entrambi hanno bisogno di una coscienza, perché se all'ingegnere non gli
scatta la domanda per cosa sto costruendo questa cosa qui, fa una grande opera inutile. Invece noi abbiamo bisogno di ingegneri che dicono sta roba qua no, io non la faccio. Noi abbiamo bisogno di spazzini che appunto non si imboscano a fumare in un angolo e dicono cavolo, ci passerà un bambino, qui non voglio lasciargli le cicche, le cacche del cane, eccetera. E così, cioè c'è sempre spazio per trovare una occasione di essere seri. Poi sono bambini, fa casino, disciplinati, eccetera. Però tu, tra l'altro, dicendogli e ricordandogli che ieri tu facevi la festa di carnevale e nel weekend dove eri? Sei andato a Gardaland. Bravo. Io non ti sono venuto a rompere le scatole, tu hai vissuto nel weekend. Adesso io sono qua per te e tu sei qua per me, però. Cioè, siamo qua per stare su questo compito, certo, che è un compito che svolgiamo insieme. Io sono pagato, tua mamma paga per venire, scuola pubblica, ma la paghiamo tutti, per cui io ho sempre, per tutta la didattica che ho praticato, ho sempre fatto affidamento e usato come base per poter decidere come muovermi, vabbè, la coscienza, l'impegno, l'affetto, soprattutto lo sguardo e il sorriso dei bambini, che sono il mio metro di misura, che il sorriso non è la soddisfazione perché non li fai lavorare, è tutta un'altra cosa. E quindi io a loro devo il mio servizio, soprattutto. La mia interfaccia, il mio cliente da soddisfare è la classe. Ovviamente riconosco alle famiglie la supremazia e la responsabilità finale e iniziale dell'educazione dei loro figli. Però loro vengono da me che dovrei essere uno specialista. Per cui se me lo affidi, io ho una modalità. E se vuoi la so fare così, se no no. Ci sono stati genitori che non hanno apprezzato particolarmente questa cosa, sono andati via in molto pochi, molto molto pochi, nel senso che no, non è mai andato via nessuno dalle nostre classi, qualcuno ha rugnato per 2 o 3 anni, ma non li prepari per le medie, non abbiamo avuto un bocciato, forse uno in 12 anni, bocciato alle medie, un bocciato alle medie. E ragazzini che in seconda avevano il sostegno e piangevano piantandosi di fronte al compito, al lavoro, sono sbocciati in giovani uomini e giovani donne che affrontano un mestiere, perché ormai hanno 16 anni, 17 anni, un mestiere che hanno scelto, rispettabile. Certo, non faranno gli ingegneri, ma non potevano farlo l'ingegnere. La scuola non dà risorse, dà opportunità. Non può dare, secondo me, risorse in più a una persona. La scuola deve darti opportunità per sviluppare tutte le tue risorse. E quindi una persona, un bambino che arriva fin lì, con impegno, diventerà un adulto che arriva fin là con entusiasmo. Non lo farai diventare un ingegnere nucleare, uno che ha un certo tipo di capacità e di potenzialità. Riesce a portare a ingegnere nucleare un ragazzino che ha un contesto sociale svantaggiato e che tu promuovi lentamente, ma è una promozione dell'animo, della persona. Poi se hai i numeri va avanti da solo, se tu lo hai spinto, se tu lo hai sostenuto, accompagnato. Non è caricandolo di equazioni o di pagine e pagine di storia e geografia da studiarsi a memoria.